Un grande Pineto si abbatte sul team Nova Florida, al Mariani Pavoni biancazzurri calano il tris con Super Giambè e Francesco Maio, trovando continuità di risultati e restando aggrappati alla vetta della classifica. Dirige la gara Vittorio Umberto Branzoni di Mestre. Pronti via Pineto, subito pericoloso con un sinistro a giro di Maio che si spegne fuori di poco. Risponde il Nova Florida con El Bakhtawi che raccoglie un pallone al limite dell'area e sfiora il vantaggio con una bordata leggermente imprecisa. I biancazzurri spingono e passano, dialogo perfetto tra Giambè e Maio col numero 11 che finalizza portando avanti i suoi con una potente rasoiata. Sempre il Pineto d'azione d'angolo rischia di raddoppiare, sponda precisa per Mininkleri che da posizione privilegiata di testa colpisce centralmente graziando Giordani. L'ultima occasione del primo tempo è a favore della squadra di Del Grosso, punizione dal limite di Capparella che si spegne alta di un soffio. Nel secondo tempo Giambè sigla subito la doppietta personale, l'attaccante parte dalla sinistra vincendo il duello con Pacilli, si accentra e batte Giordani raggiungendo quota 7 reti e spaccando in due la partita. Il team Nuova Florida non si arrende e con un inserimento di Capparella mette i brividi a Mercorelli, attento in uscita. È scatenato l'ex attaccante dell'Alba Adriatica che riceve dalla destra e con un siluro sfiora la tripletta. Sul versante opposto El Bakhtawi testa i riflessi di Mercorelli da posizione ottima. Ma il Pineto gestisce le operazioni e ottiene l'episodio per chiudere la contesa. Maio viene trattenuto in area da Cason, calcio di rigore dal dischetto. L'attaccante non spiazza ma realizza il sesto centro in campionato. Non succede altro, non ho risultato utile consecutivo per il Pineto che continua a volare sulle ali dell'entusiasmo ed esce tra gli applausi della sua gente. Beh, un 3-0 che ci rode. Mi rode perché abbiamo interpretato la partita bene dall'inizio, poi abbiamo avuto un piccolo calo dopo 20 minuti dove abbiamo sbagliato 2-3 uscite e logicamente una squadra come questa gli dà il tempo di rimettersi a posto e di costruire e logicamente poi ti fa male. Poi oggi secondo me ha trovato in Giambè l'uomo partita, insomma. Lo sapevamo, abbiamo preparato apposta la partita, però poi dopo è saltato un po' tutto perché lui con la sua fisicità, con la sua forza, insomma, si è visto anche quando ha fatto il primo, ma anche il secondo, tanta roba, insomma. Però abbiamo cercato sempre di giocare, di rimettere in sesto la partita, di non buttarla, poi specialmente su un campo del genere. Questo è, però dobbiamo pensare già a domenica prossima, oggi è passato, diciamo. Stasera ci leccheremo le ferite, andremo a vedere dove abbiamo sbagliato sicuramente, poi per lavorarci meglio poi durante la settimana. Possibile per un traguardo importante che era quello di trovare un equilibrio come squadra. Lo stiamo trovando, sicuramente possiamo fare migliorare ancora perché magari abbiamo fuori ancora qualche giocatore importante che ci può dare qualche alternativa sia dall'inizio o partita in corso, quindi bene, la squadra oggi si è espressa bene, ha tenuto il campo con equilibrio, ha concesso poco a una squadra forte come la Nuova Florida, perché per me Nuova Florida è una squadra importante e sicuramente arriverà sulle primissime posizioni, perché magari forse qualcuno non conosce il blasone di questa società, anche perché Nuova Florida noi non l'abbiamo incontrata mai, però ricordo a tutti che l'anno scorso Nuova Florida è arrivata seconda in campionato con 66 punti, quindi è una società che punta a campionati ambiziosi, quindi mi aspettavo una partita difficile. Siamo stati bravi a interpretarla, a soffrire, perché c'era da soffrire, perché hanno giocatori bravi nelle ripartenze sugli spazi, quindi abbiamo fatto una prestazione attenta, è un 3-0 importante che ci dà fiducia, però non ci dobbiamo esaltare più di tanto, andiamo di partita in partita, sappiamo che dobbiamo lavorare di domenica in domenica, perché ogni gara è una battaglia, è una sfida, e che bisogna interpretare e fare una prestazione importante.